Dovremmo anche cercare un antidoto contro il colpo oscuro. Una volta trovato il tesoro nascosto, in qualche modo faremo. In qualche modo, eh? Vedrai, con la mia forza di spirito me la caverò. Voi! Qual è il vostro obiettivo? Parla! Parla! Zaza è stranamente su di giri, non trovi? È vero. Non avrei mica trovato una donna. Sarebbe ora, si rilasserebbe un po'. Lupin, sembra che ci siamo infiltrati con successo. Ah, facciamoci dare in fretta i cristalli neri ed è fatta. D'accordo. Jigen, dividiamoci e cerchiamoli. Io guardo nell'entrata posteriore. Va bene. No, no, no! Ehi! Avanti! Non ti... Carica! Ti prendo! Carica! Ico! Prendi qua! Io! Poi! Wow! Beh... Aiuto! Aiuto! Allora... No, non va bene. Non prendermi in giro. Yeah!
Fai bene la guardia. Proprio così. Cos'è successo? Tutto bene qui? Ah ah. Fai bene la guardia! Lascia fare a me, ti dico! Diamine! Maledizione! Cosa? Aspettate! Ma... Diamine! È successo qualcosa? Thank you.
Diamine! Come va? Non capisco. Vittoria! Cosa dici? Diamine! Thank you! Maledetto! Ehi! Oh, oh! Assolutamente no! Eh? Cosa? Yeah! Hey! What? Ah!
Non scappare! Aiuto! Aiuto! Che cosa odiosa! C'è problema. Niente di strano? Sì, signore. Oh, oh.
Vittoria! Yuhuu! Il prossimo è il tuo turno! Ok, ok. Oh. Non dire stupidaggini! Sì. Sì, sì. No, no. Non è uno scherzo! Niente di strano? Sì, signore! Come va? Non c'è problema. Come va? Oh. Aspetta. Non lo so. Che nervi. Cosa dici? Wow! Sì. Allora.
Ma che fai? Corin, hai usato di nuovo il colpo oscuro. Quell'insolente si stava prendendo gioco di noi. Quante volte ti ho detto che la violenza genera solo sofferenza? Non capirai mai. Sei crudele e incorreggibile. E tu sei sempre la stessa. Tutte le volte che mi sgridi, finisce che poi ti metti a piangere. Anch'io, quando mi picchiavano, avevo voglia di piangere, sai? Corin, smettila di dire queste cose. Capisco perfettamente quello che mi vuoi dire. E tuttavia, c'è una cosa che devo fare. La corte di Sokai, non è vero? Proprio così. Devo impossessarmi del tesoro che è sepolto da qualche parte in questa terra e conquistare il mondo intero. E cosa sarà mai questo tesoro, tanto potente da permetterti di conquistare il mondo? È la forza dell'amico nera. Eh? Per compiere questa impresa grandiosa serve una ferma decisione. Questa è una follia. Tirar fuori cose come l'amico nera e altre favole. Non lo penserai veramente? Mi vuoi abbandonare? Se ci riuscissi, non soffrirei in questo modo. Sorella, mi darai i cristalli rosa. Presto la corte di Sokai risorgerà! Sarete fedeli a me? Sì! Sì! Il re e sua sorella. E lui non mi sembra un buon fratello. Quindi, cosa facciamo coi cristalli neri? Non vedo perché dovremmo prenderci la briga di rubarli. Potremmo farceli dare, invece. Eh? Ti senti male di nuovo? Sì, Giga. Rientriamo. Ok. Mi è venuto in mente il modo per far addormentare Ginrei, la rivale di Fujiko. Vado nel luogo in cui alloggia, uno dei più rinomati e lussuosi alberghi di tutta l'Asia. Però ho fatto un errore. Non ho verificato dove si trova Ginrei. Mentre ammiro gli interni dell'albergo, la cercherò. Nella prossima puntata, l'hotel inglese in Cina. Vi aspetto!